Invitiamo ora sul palco il sindaco Valerio Lucciarini De Vincenzi per la consegna dei riconoscimenti ai diciottenni e ai nuovi cittadini affidati. Buongiorno a tutti, bentrovati e buona festa della Repubblica Italiana. Io voglio mandare un saluto da parte di tutti noi, da parte della cittadinanza offidata tutta al Presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella, ai Presidenti dei due rami del Parlamento, Pietro Grasso e Laura Boldrini, al Presidente della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Matteo Renzi, al Presidente della Giunta regionale delle Marche, Luca Ciliscioli. Voglio salutare qui presenti le autorità civili, militari, religiosi, la Giunta e gli assessori, consiglieri comunali, il nostro comandante della locale caserma dei Carabinieri di Offida, il maresciallo Carlo Laera, e Don Luciano Carducci, sempre presente a queste nostre manifestazioni. Saluto la banda di Offida, li ringrazio per continuare a valorizzare con enorme qualità appuntamenti importanti come quello odierno, il presidente Giancarlo Premici e il nostro emerito concittadino maestro Ciro Ciabattoni. Però il saluto più grande va ai nostri concittadini più giovani che sono qui e sono qui nonostante, diciamo, anche serate divertenti, ma hanno voluto con la loro presenza valorizzare, testimoniare la credibilità che anche loro hanno nelle istituzioni, nella nostra Repubblica Italiana. Qualche considerazione, ragazzi, io tengo a farla perché sono momenti questi dove bisogna dare uno stimolo ulteriore alla riflessione, dove bisogna dare il giusto peso e anche la giusta importanza di un fatto, qual è stata la Costituzione della Repubblica Italiana, straordinario, non solo rispetto al fatto in sé, ma per come questa possibilità democratica è avvenuta nel nostro Paese. La Repubblica Italiana non è stata soltanto una reazione rispetto a un'oppressione politica, sociale, economica di un regime che ha sconvolto prima l'Europa e poi il mondo, ma è stata anche una elaborazione degli italiani rispetto a posizioni precostituite che sono state in grado di mutare. Cioè, quando finisce il regime fascista in Italia e nazista in Germania, quando si è pronti a guardare alla possibilità di procedere a una via democratica, la nostra Italia si trovava in situazioni totalmente diverse che differenziavano il nord e il sud. Il nord conobbe dopo, due anni dopo la fine della guerra. Se nel 1943 di fatto al sud era conclusa, quindi gli alleati, gli anglo-americani avevano già liberato quel pezzo del nostro paese, al nord non fu così. E al nord il nord si caratterizzò con una forte azione antifascista che, come dire, irrigidì anche posizioni legittime contro quel regime. Se solo pensiamo, sarebbe bastato pochissimo, cioè se non fossero arrivati gli alleati, la coalizione anglo-americana a liberare il nord e fossero arrivati prima i russi, l'Italia senz'altro, sicuramente, non perché lo dico io ma perché lo dicono le conformazioni di pianificazione storica, sarebbe risultata divisa, così come lo fu la Germania prima, così come lo fu poi la Corea. Italia del Nord e Italia del Sud. Italia socialista, quindi che faceva riferimento all'Unione Sovietica, e l'Italia più occidentale, perché le due sensazioni erano diverse. Il fascismo non aveva lasciato stesse considerazioni. Al Sud si viveva il fascismo in maniera meno ostile,
meno ostile, perché il fascismo era intervenuto su alcune cose importanti, le politiche agricole, non aveva di fatto concluso la riforma agraria, ma sulle politiche agricole aveva determinato un intervento, piuttosto che la lotta alla mafia. Perché si riusciva a comprendere di più al sud? Perché il sud non c'era una classe operaia molto forte al nord, che invece non si accorgeva di questi interventi, seppur poi tutti, diciamo, mistificati, stigmatizzati, distrutti da una capacità, diciamo, complessiva di aver determinato una tragedia, un dramma. E quindi il fatto di arrivare tutti insieme a determinare la volontà di mettersi intorno a un tavolo larghissimo, intorno a una sala, che era quella dell'Assemblea Costituente, per decidere assieme regole che avrebbero dovuto garantire l'unità dell'Italia, non è una cosa semplice. Non è una cosa semplice per chi, diciamo, veniva da una storia di destra, chiamiamolo così, ma neanche per chi veniva da una storia di sinistra. Quello è stato lo sforzo più grande, cioè dividersi sulle politiche economiche e sociali, ma essere uniti, straordinariamente uniti, sulle regole e sull'approccio con cui determinare le regole per il nostro paese. Qui sta la grandezza del nostro paese, degli italiani, di tutti gli italiani, di tutte le parti politiche di quell'Italia lì. Fu una cosa straordinaria perché si decise di dare voce a tutti. Noi abbiamo iniziato ad essere il grande popolo che siamo quando per la prima volta 70 anni fa le donne esercitano il proprio diritto al voto. È lì che noi iniziamo a vincere, è lì che noi iniziamo ad affermarci come grande democrazia occidentale. E non era neanche semplice, pensate, i comunisti allora che volevano, che guardavano alla partecipazione delle donne come una cosa fondamentale, si spaventarono un po', perché le donne erano molto cattoliche, Don Luciano mi guarda, e quindi avevano paura che la Chiesa, che proprio non la pensava allo stesso modo dei comunisti, avrebbe avuto un'influenza determinante. Non fu proprio così, diciamo, perché poi, ma si determinò quello che vi dicevo prima, al sud vinse la monarchia e al nord vinse la scelta della Repubblica. C'erano due schede, una per la Repubblica, per decidere tra la Repubblica e la monarchia, e un'altra con la lista dei partiti, una scheda di carattere proporzionale. E fu straordinario, diciamo, affermarsi attraverso un'unità nella vittoria con 12 milioni di voti della Repubblica. Tutto questo è stata l'Italia, tutto questo sono stati gli italiani. E poi che hanno fatto? Intorno a questo tavolo, chiamiamolo così, hanno deciso di costruire qualcosa di rigido, la Costituzione italiana, che era il frutto sì di compromessi, di precetti normativi, ma era la garanzia che noi, io, noi, voi, avessimo sempre rispettato la possibilità di esercitare la nostra libertà nel principio di cittadinanza. Cioè, mentre prima nel Risorgimento era il sentimento naturale d'appartenenza a garantire l'unità d'Italia, i nostri padri fondatori ci dissero: adesso deve esserci qualcosa di diverso, il fondamento della cittadinanza democratica per ognuno di noi. E fece una cosa straordinaria che la Costituzione italiana, che pensate un po', è immodificabile. Oggi si sente parlare del referendum, sì, ma ci sono principi immodificabili. Da qualunque parte la si prende, da qualunque parte si vuole iniziare a modificarla, quei principi sono immodificabili. Il principio personalista, cioè di mettere al centro la persona, condizione preesistente. Il principio di laicità, rispettare tutte le religioni, significa non parteggiare per una, ma essere felici che ci siano questi momenti di elaborazione anche religiosa che aiutano a determinare una consapevolezza di cittadinanza. Il principio pluralista, cioè la Repubblica
valorizza quei gruppi che si mettono assieme a discutere, partiti politici, organizzazioni, associazioni, ne avremo poi tre che presenteremo nei diciottenni oggi, qui ad Offida, una cittadina ricca di associazioni. La cultura, il principio lavorista, l'Italia, Repubblica fondata sul lavoro, che non è solo un diritto, è un principio anch'esso di cittadinanza. Il principio democratico, quello che dicevo prima, appartenenza e unità rispetto a un fondamento di cittadinanza democratica. Il principio di uguaglianza, all'articolo 3 della Costituzione, non esiste distinzione tra le persone, né di razza, né di lingua, né di religione, né di sesso, nulla. Il principio solidarista, lo Stato deve sempre riuscire a pensare a chi sta più indietro, a chi sta peggio, guardando sempre al sostegno diretto e indiretto di quelle persone e di quelle realtà. Il principio di unità e indivisibilità della Repubblica Italiana. La nostra Costituzione inizia citando la Repubblica e finisce citando la Repubblica. Cioè si apre il cancello dalla porta est, si chiude il cancello dalla porta ovest. L'hanno fatto loro, eh? Per non mettere mai in discussione la Repubblica Italiana, mai, qualunque cosa succeda. Il principio autonomista, cioè dare il giusto livello e forza alle autonomie comuni, ripudia la guerra in tutte le sue forme. Questi principi non sono scalfiti da nulla e non potranno mai essere scalfiti rispetto alla rigidità di questa Carta Costituzionale. Perché è una cosa straordinaria avere questo tipo di tutela che noi dobbiamo, ogni volta che c'è un'occasione, questa è una, tentare di valorizzare al meglio. Quindi l'auspicio e l'augurio che vi faccio è crescere, credere, valorizzare, proseguire in una strada di successo individuale e collettivo per ognuno di noi attraverso precetti che significano, che ci danno la sensazione indiscutibile di essere un grande paese, di essere una grande nazione, di essere dei grandi cittadini italiani, non solo noi ma anche coloro, ed oggi è la prima volta che lo facciamo, che acquisiscono la cittadinanza successivamente, a coloro che credono nella nostra cornice istituzionale, nella nostra forza economica e sociale, seppur in grande difficoltà, come momenti come quelli che stiamo attraversando e cerchiamo di superare, ma anche a loro va data la giusta valorizzazione, perché nell'accoglienza sta la forza di ognuno di noi come persona, come cittadini e come italiani. Buona festa della Repubblica.